Bentrovati a tutti per un nuovo aggiornamento meteo. In apertura una sequenza molto significativa che in una sola immagine spiega già tutto quello che c'è da sapere sul caldo che fa. Guardate, è rappresentato lo strato più basso dell'atmosfera. Notate anzitutto sul piano orizzontale la ruota anticiclonica inserita a denti stretti proprio sul Mediterraneo. La circolazione che defluisce in senso orario preleva aria molto calda direttamente dal profondo del Sahara, la trascina per circa 1000 km sotto il sole cocente di metà luglio attraverso Libia, Algeria e Marocco e poi la spinge al di qua del mare, dove lungo il tragitto scalda il pelo dell'acqua inducendolo ad una forte evaporazione. La massa d'aria quindi si carica di umidità e arriva poi sulle nostre regioni, dove subisce un'ulteriore trasformazione. L'anticiclone infatti non è una struttura piatta ma tridimensionale che si sviluppa quindi dal livello del mare fino alle quote superiori dell'atmosfera come la grande bolla. Se potessimo analizzare cosa succede sul piano verticale noteremo un'area che per facilitare la comprensione abbiamo evidenziato con una mezzaluna rossa entro la quale le correnti scendono precipitosamente dall'alto, si avvitano dando luogo ad un effetto di compressione che asciuga e riscalda ulteriormente l'aria. Dunque, se sul nord Italia, o perlomeno a nord del fiume Po e in Liguria, abbiamo un caldo non eccessivo, non si superano infatti 33-35 gradi, ma comunque al di sopra della media e di tipo fastidioso per via delle condizioni di elevata umidità e quindi dell'afa, sul resto dell'Italia troviamo un caldo più secco e decisamente più rovente, di tipo torrido, che permette al soleggiamento di massimizzare gli effetti portando i termometri anche verso i 40 gradi. Oggi a Roma, ad esempio, ci sono stati 39 gradi. In un modo o nell'altro, comunque, tutto questo caldo crea condizioni di forte disagio fisico, come è testimoniato anche dalle cartine che rappresentano questo dato per martedì e mercoledì. L'apice della calura si attuerà infatti proprio nei prossimi 2-3 giorni, quando con molta probabilità dal Po verso sud dovremo fronteggiare senz'altro condizioni di sopportazione davvero molto difficili. Pensate che la fatidica soglia di 40 gradi potrebbe essere superata in diverse città come Bologna, Firenze, Roma, Foggia, Catania e Cagliari, giusto per citarne alcune. E dove non ci si arriverà, comunque ci si andrà molto vicini. Se ora usciamo per un momento dai confini dell'alta pressione e andiamo invece sul nord Europa, notiamo una figura opposta, una vasta saccatura colma di aria fresca che però per il momento se ne sta sulle sue, molto a nord. Segnaliamo soltanto che tra giovedì 20 e sabato 22 luglio la sua parte più meridionale tenderà a flettere e quindi permetterà il passaggio della coda di una perturbazione che vede il vortice proprio centrato sul mare di Norvegia a lambire le nostre Alpi orientali, portando su queste zone qualche temporale in più e aria relativamente più fresca da est che occasionalmente andando in conflitto con un libeccio più umido in rientro dal Mar Ligure potrebbe sconfinare qua e là anche sui settori padani e lombardo-veneti con qualche fenomeno temporalesco a sorpresa prevalentemente serale o notturno e quasi certamente di breve durata ma di forte intensità, questo tra mercoledì e giovedì. Per il resto nessun cambiamento in vista anche a medio-lungo termine ancora quindi per un'altra settimana. Avremo sole e caldo che continueranno a spadroneggiare sul Mediterraneo e sull'Italia almeno fino al 25-26 luglio. Probabilmente si avrà un allentamento della calura e l'ingresso di qualche temporale in più solo nella seconda parte della prossima settimana, specialmente al centro-nord. Tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga e pertanto dovremo rivedere e confermare. C'è poco da aggiungere sul quadro delle previsioni nazionali, martedì 18 luglio, gran sole ovunque, a parte qualche nota di incertezza mattutina sulle Alpi Friulane, un po' di nubi basse sulla Liguria centrale, delle temperature abbiamo già parlato, mare e venti saranno tranquilli, solo qualche folata di maestrale in Salento dove ci sarà anche un po' di mare mosso. Mercoledì 19 luglio ancora ben soleggiato e molto caldo su tutta l'Italia, con il passare delle ore assisteremo alla nascita di qualche focolaio temporalesco di calore sulle Alpi centro-orientali ed un rinforzo del vento di libeccio tra la Liguria e la Toscana. Infine la tendenza successiva, con il tempo che si fa un po' instabile per motivi che abbiamo spiegato, su parte del nord, principalmente tra la Lombardia e il Triveneto, dove potremo avere qualche temporale localmente anche violento e anche un lieve calo delle temperature. Sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo sul resto dell'Italia. Certo spiace non avervi dato buone notizie, per il momento però comunque non c'è altro da aggiungere, se volete rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale, intanto io vi saluto e vi attendo al prossimo video, a risentirci da Luca Angelini.